Buongiorno a tutti quanti ragazzi, benvenuti nel canale Gameplays, un saluto dal vostro amico Salvo. Oggi pubblichiamo l'ottavo video della mia rubrica Video Game News, ma in più oggi è una puntata speciale. Parlerò del mio canale, delle sponsorizzazioni, parlerò, sì, ho deciso di sponsorizzare anche io, di aiutarvi a far crescere il vostro canale e possibilmente anche voi aiuterete me. Quindi faremo 50 e 50 nei limiti del possibile. Quindi vi invito oggi a guardare attentamente questo video perché spiegherò le regole della sponsorizzazione. Ok, ragazzi? Allora, iniziamo con le notizie bomba perché oggi ci sono notizie bomba, ragazzi. Quindi mi aspetto un bel po' di pollici all'insù. Ok, a parte gli scherzi, sempre se volete. Allora, leviamo il logo e iniziamo la prima bomba. Come dicevo, e io l'avevo già detto tempo fa, ci sarebbe stato un Darksiders 4. Vi leggete l'articolo pubblicato da bg247.it, parlano con i creatori del gioco. Io ho parlato anche con alcuni giornalisti ieri pomeriggio di questa notizia e mi hanno confermato che era palese che ci sarebbe stato un Darksiders 4, che la saga l'avrebbe chiusa a conflitto, perché Furia è quello di Darksiders 3, che come già pubblicato sarà uno dei Darksiders veramente più belli in assoluto, perché oltre al fatto che non ci saranno caricamenti nel gioco e sarà un mondo vasto in stile Dark Souls, tutto da esplorare, segreti e quant'altro, questo quarto capitolo, che almeno qui ne parlano nell'articolo, sicuramente verrà fatto, perché era ovvio che la saga la dovesse chiudere il quarto cavaliere. Quindi vi allego il link in descrizione, leggetevi l'articolo, leggetevi, è molto interessante. L'altra notizia, io chiedo umilmente perdono, ma non so dirlo sto nome in inglese, quindi basta che voi vedete l'immagine, avete capito qual è il titolo, quindi vi chiedo scusa anticipatamente. Vi allego la notizia pubblicata da spaziogame.it, praticamente il successo che avrà questo gioco sarà mostruosamente enorme al lancio, quando uscirà il 26 ottobre. È vero, GTA 5 momentaneamente non lo batte nessuno, perché è qualcosa di veramente mostruoso. Però questo titolo di qua, secondo me, nell'arco di un anno potrebbe surclassarlo, ragazzi, perché ho letto altri articoli, ho visto video pubblicati da youtuber inediti sul gioco. Io all'inizio ero indeciso se prenderlo, perché io ho GTA 5 e su GTA 5 non ci gioco più per tanti motivi che già ho spiegato. Spero che in questo di qua, visto che è simile a GTA però in versione western, può anche darsi che lo prenda. Sono ancora indeciso, però il gioco è un giocone. Quindi vi allego il link di questa notizia, così voi ve la potete leggere. Ci sono altri link che vi portano in altre notizie, quindi voi potete approfondire. Trovate sempre il link in descrizione. Poi rispondo a un messaggio di una ragazzina, però non faccio il suo nome. Anzi, dico solo il suo nick, dico, perché è piccola. Eccola qui, io ho il telefonino. Aspettate. Il suo nick Aya75. Allora, Aya75, mi avevi chiesto notizie sui Pokémon Go. E io ti accontento, piccola. Allora, io ho trovato questa Pokémon Go guida. Spero che ti possa interessare sia a te che ad altri ragazzi che giocano a questo gioco. Qui troverai la guida completa. Basta cliccare sui link rossi che vedi e troverai altre notizie riguardanti la guida dei Pokémon Go. Quindi spero che ti possa piacere, piccola. Quindi divertiti. E ti ho accontentata, piccola, quindi sono veramente felice di averti aiutato. Allora, passiamo a un'altra notizia che sicuramente farà piacere a molti che amano questo gioco. Life is Strange 2. Vi mostro il video in anteprima, ragazzi. Allora, ecco qua, posto è messo bene, via. Ci gustiamo il video, io sto in silenzio, ragazzi. Poi allegherò sempre sotto il link
in descrizione per leggervi anche l'articolo che è pubblicato da HD Blog. Però come state vedendo il video è vietato, il gioco è vietato ai minori di anni 18. Ok, questo è il video che ho trovato qui. Voi vi leggete anche l'articolo che è molto interessante, vi dà notizie in esclusiva nei punti gialli, ragazzi. Quindi leggetevi la notizia pubblicata da hdblog.it. Io leggo sotto in descrizione il link. L'altra notizia, perché che non l'avesse vista, ieri la beta di Call of Duty 4 può andare qui sul sito ufficiale di gamesf.it. Troverete sotto il link della loro diretta live, cioè qui, troverete il link della loro diretta live perché che voglia vedere il gioco. Poi passiamo a un'altra notizia, questo mi fa veramente piacere perché ha un telefono potente. Io ho giocato questo gioco sul telefono del mio amico, però perché ha anche un iPad, lo può anche scaricare questo gioco di qua che è veramente bello. Left Survival, vi faccio vedere il video. Veramente la rabbia è che quando escono giochi così belli per telefonino, non escono anche per console. Fa rabbia perché io l'ho giocato, mi sono divertito un botto. Quindi vi faccio vedere il video. Si fa rabbia quando un gioco è bello come questo perché mi ci sono divertito, peccato che non esce per console, è veramente una rabbia. Va bene, qua avete visto un pezzettino di trailer, voi leggetevi l'articolo, io lo metto sotto in descrizione e così via. Il gioco è veramente veramente bello, ve lo posso garantire. Poi per chi ama i giochi di rally, qua c'è il vostro giocone, ragazzi, sempre pubblicato da hblog.it. Burrelli 4, mi mostro il video, l'ultimo video che è questo di qua, guardate, poi allegherò sempre il link sotto in descrizione. Finalmente sarà disponibile sia per PlayStation 4, come leggete qui, PC e Xbox One. Ecco qua, ve lo metto in descrizione. Devo dire che il realismo è veramente fatto bene per chi ama i giochi di rally, questo è il vostro gioco. Poi dopo si parlerà delle sponsorizzazioni, si parlerà del mio canale e di alcune novità che intendo portare, quindi appena finisce qui parleremo di questa cosa che ho in mente, ragazzi. Però non ce lo vediamo tutto il video perché dura 6 minuti e 10, quindi sarebbe troppo. Arriviamo al minuto e stoppiamo, voi ve lo vedete sempre sotto in descrizione. Ok, stoppiamo il video. Ok ragazzi, ora si parla del mio canale e delle sponsorizzazioni. Allora, per chi che vuole essere sponsorizzato dal sottoscritto, le regole sono queste di qua. Praticamente andate sul vostro canale dove vedete qui canale in primo piano, cliccate sulla matita, fate modulo, modifica modulo. Praticamente dovete copiare il link del mio canale. Io farò la stessa cosa con il vostro e lo vedrete qui perché che accetta di essere sponsorizzato da me. Bisogna metterlo qui, ragazzi. Poi fare fine. Ok? Io copierò il vostro link e voi copierete il mio, del mio canale, capito? Questa è la regola. Detto ciò, poi per chi è che voglia parlare col sottoscritto e io intendo dialogare con voi, andate sulla mia pagina Facebook, che è qui, trovate il link, qua vedete su informazioni, oppure potete andare qua sul pulsantino che vedete in alto, io ci ho cliccato, già l'ho aperta, questa è la mia
pagina Facebook dei videogiochi, si chiama Video Tutorial Gameplay. Io qua pubblico le notizie sui videogiochi in anteprima, le notizie e quant'altro, pubblico anche le mie rubriche, ragazzi. Quindi per chi che voglia pubblicare i propri video per sponsorizzare il proprio canale, può iscriversi alla mia pagina mandandomi la richiesta d'amicizia. Fate video di 30 secondi, non di più, o se no io li cancello. Devono essere 30 secondi dove mostrate il vostro canale. Cercate di farli decentemente perché è nel vostro interesse. Quindi ci aiutiamo l'un l'altro, ok, ragazzi? Detto ciò, poi parlo dei giochi che pubblicherò da settembre, solo giochi nuovi, ma da adesso non pubblicherò più giochi vecchi sul mio canale YouTube. Praticamente utilizzerò il canale Twitch, rinizio con Batman, perché io me lo sono finito in privato, ho deciso di non pubblicarlo più perché è un gioco vecchio, sia il 2 che l'ultimo Batman Arkham, no, l'ultimo, il terzo Batman. Perché ho preso tutti e tre i giochi a un prezzo molto basso, quindi li pubblicherò su Twitch, farò tutte le repliche ai giochi vecchi, li pubblicherò su Twitch, ragazzi, da oggi in poi. Quindi ripeto, se vuoi essere sponsorizzato da me sul tuo canale, qua a destra ci deve essere, io per esempio sono, un attimo ragazzi, mi spiego il telefono, lo facciamo in registrazione, dimmi. Va bene, ok. Era mia moglie. Ok, vabbè, non importa, nella registrazione non l'avete sentito ugualmente, ok, non c'è problema. Allora, come avevo detto, ragazzi, le regole sono queste. Vuoi essere sponsorizzato da me? Sulla destra nei canali in primo piano, vi ho spiegato come fare, si va sulla matita, modulo. Si copia il nome del canale che volete sponsorizzare. Allora, il mio canale, per non sbagliare, facciamo così. Lo carica. Copiate il link. Andate qui, lo mettete qua e date fine. Io farò la stessa cosa con voi. Mi scrivete il vostro link nei messaggi del mio canale, nei commenti o nella mia pagina Facebook, perché che si scrive. Quindi voi avrete la prova che io sponsorizzo i vostri video. Come ho già detto, sul canale Facebook fate dei video di 30 secondi, fateli bene, e così vi posso aiutare nelle sponsorizzazioni. Quindi spero che questa mia idea vi possa piacere, così ci diamo una mano tutti quanti. Quindi aspetto di leggere i vostri commenti. Ok, ragazzi, allora io vi saluto e ci becchiamo in diretta live. Ciao ragazzi, fatemi sapere.